Continua il percorso che negli ultimi anni ha portato l'UDC a governare nel nostro territorio in alleanza con il Partito Democratico. Dopo le esperienze positive in Regione e in provincia di Macerata, è stata ufficializzata l'alleanza per il Comune di Macerata e l'appoggio al Sindaco Carancini. Il perché ce lo spiega Ivano Tacconi, capogruppo in Consiglio Comunale. Insieme al PD perché è un momento difficile per il nostro paese e anche per Macerata. L'unione delle forze popolari è importante in questi momenti. Si sta ripetendo, a mio parere, un 1948, quando l'Italia dopo la guerra era proprio ridotta in disoccupazione e nella miseria. Oggi i tanti disoccupati, i tanti giovani senza lavoro, no? È Macerata senza viabilità, ha bisogno di un'aggregazione forte delle forze popolari politiche. Tante liste civiche porteranno in Consiglio Comunale una, due, tre, quattro consiglieri. Tutta questa frammentazione non farà lavorare il Consiglio Comunale. Allora noi UDC, come abbiamo fatto già in Regione Marche, come abbiamo fatto già in provincia, non è che siamo andati coi comunisti. I comunisti non c'è più, siamo andati con le forze popolari, dei cattolici, ci sono tanti democristiani. E noi UDC insieme a loro vogliamo riportare un po' di ordine produttivo in Consiglio Comunale. No alle liti, no alle divisioni. 5 anni di duro lavoro insieme alle forze popolari. Ecco perché la nostra scelta.